Game 1. Ho sbagliato. È successo. Stanco. Snipo. Anche però dopo devo andare da due, devo raggiungere Ale. Poi non lo so. Ale non è già andato. Ah, ok. Ho partito. Aveva perso. Ha finito la run. Vai, vado a giocarti minchia. Aiuto. Mica fa un forte col backer forte. Il backer forte. Sfruttoso. Immagini Peach col backer di. Cristo no! Di così può spammarlo. Fighissimo. Prendate di correre con quello del. Cioè, prendate il backer di correre. Ma è quello di Peach. Buono. Sì, era backer che ha tradato col suo backer. Con quello di. C'è un certo vantaggio di percentuale da parte di Catena. Vediamo se Catena in vantaggio. Se Teo riesce a trovare un po' di danni, un minimo di danni almeno per portarsi sopra. Poi è chiaro che in Java se succede successo. Ah, è Catena, è il non casone. Ok, Bair. Cioè dovrebbe giocare più camperone, Matteo. Come GSS. Contro Corrin. Perché. Oh, oddio. Bello. Ok. Io ho preso Up Smash, però non uso GSS, quindi non posso subire. Non so, posso fare. No, dove? Vuoi tu la sedia? No. La sedia da streamer. Una sedia per Pinna stra. Cosa? Devo fare lo zaino. Non sono ancora andato in giro. Come no? No. Vai con il. Vabbè, io ce l'ho qua. Riprenditi quello che tu. No, infortunato! Infortunato come povero venne. Prendi il primo che in cartina. Oh! Cosa ne pensi di questa venue? Bella. Più accessibile. Spaziosa. Veramente. Mi piace solo un po' la storia con Mistomo. I pochi uomini erano simpatici. Quanto simpatici. Insomma, faccio una mezz'ora di Di come? Sì. Ah, è la cosa di. No, dai. Battle. AI Professor, ho detto bene. Io ho giocato in Seicho come i miei primi giochi Pokémon. Mi dispiace. ed erano così facili che sono riuscito a batterli a 6 anni senza mai leggere niente. Vabbè, se per questo io ho battuto diamante. Io ho battuto diamante a 6 anni. Sì, ma ero io, non tu. E quindi anche io ero un bambino che non leggeva le cose. Ma tu sicuramente avevi questa tua strategia, secondo me. La mia strategia era spammare, era letteralmente vedere le mosse. Quale mossa aveva il base power più alto? È una strategia. È la strategia dei bambini di 6 anni. Quella che hai detto anche tu, quindi ce l'avevi anche tu. No, ma io non ho solo cosa a caso. Io mi ricordo, avevo giocato i Sims in Blind. Senza avere
senza avere la minima idea di quale fosse la matchup chart del tipo folletto. E l'ho letteralmente scoperta mentre giocavo. È stato fantastico. Ma stai usando tu i tipi folletto o... No, io avevo un Glorgeous. Glorgeous. Ah sì, mi ricordo di quel Pokémon. Non stiamo commentando. Sì, vabbè, non stiamo commentando. Però vedi, siamo su caso, spero, vedi, era un tema. Io stavo pensando che magari tu avevi scoperto... Lì, allucinante la parte di Tamenko. Sì. Ma comunque stavo pensando che magari tu avevi scoperto il matchup del folletto, magari proprio in questa stanza del Super 4 di tipo drago. Una parte sì. Cioè, folletto, allora... Batte, allora, super efficace sul tipo drago. Poi mi pare che è debole contro il tipo acciaio e anche veleno. Poi mi pare che non è, che il tipo lotta non è molto efficace sul folletto. C'è altro? Sì, che è super efficace sul lotta è buio. Ah. E che buio non è molto efficace sul folletto. Bene. Ma Marco Capelli si riprende la storia. Non solo 28 danni e adesso è di nuovo. Siamo lì. Mamma mia, il mio prossimo game sarà contro Tommy. No. Sì. È veramente scritto. Che pecca. Se vinci questa. Se vinci questa dove vai? Se vinco questa vado in loser semifinal. Chiaro, chiaro. Non decide di fare il secondo colpo, credo. Non mi è sembrato che volesse fare, che l'abbia fatto sul neutrale lì. Pin calcione, quasi lo uccide. Oddio, erano lì quei cosi che siamo di la testa in l'immagine. Sì, è bellissimo. Adesso siamo solo noi che stiamo agitando la... Concentrati sul game! Scusa, ci dobbiamo abituare alla nuova game così possiamo commentare meglio. Concentrati sul game, perché adesso il non cascone può uccidere il Tamenko. Comunque... Lui che venne. Il pin a fare il... Il pin secondo me è uno strumento molto potente perché ti mette costantemente in una situazione di cattaprovici sasso. Il pin è una mossa. Che ti mette costantemente in una situazione di scelta perché devi pensare a essere bello Tamenko. Peccato che non uccide perché è andato dall'altra parte, perché la persona dovrà sempre pensare: ma Corrin salterà o attaccherà o non farà nulla. Sì, è un aspetto sicuramente del pin che importa abbastanza. Ecco questo qua, kill. E anche da solo è un attacco molto forte senza dover far scegliere nulla all'avversario. Ma poi anche un 2 frame pure quello. È un 2 frame, però come fortissimo. Dice Cartina, Corrin un finto forte. No, in realtà è semplicemente sta facendo gatekeep dei personaggi forti. Esatto. Sta provando a gaspettare l'intera community che Corrin in realtà non è forte. No, ma è finito. Oh, vediamo. Tamenko non è riuscito a... Non ha fatto shield di AI. Lì era un pericolosissimo Renti perché era un po' triste questo. Metti il punteggio anche nella bracket. Sì. Cartina. Il set sarà chiuso o miracolosa rimonta? Vogliamo banare Volcarona. Di nuovo. Va bene. Accetto questo come risposta alla mia domanda. Oh, re dei giochi. Dio. Mi faccio sempre ridere nell'app italiano
quando Yugi diceva Yu-Gi-Oh! È stata una parte più hype dell'episodio. Okay. Comunque non sai che il doppiatore di Yugi in italiano è lo stesso di Riccardo di Quantum Eleven? Mm? Non sai che il doppiatore di Yugi e... sì, è lo stesso doppiatore di Riccardo di Quantum Eleven. Sai che... come dissi a me? Sai che roba? Sai che roba? Sai che roba? Ha avuto più di un lavoro! Vedendo scherzando, doppiare certe cose sarebbe interessante. Cosa vorresti doppiare? Non lo so, guarda. Certe mie scelte sono questionabili. Discutibili. Ah, quasi ucciso. Vabbè, il caso è forte. Ogni parte del pin è forte, che cazzo? Eh sì. Ricordiamoci che prima anche Corrin era un DLC. Corrin non ha mai perso un DLC privilege. No. Forse neanche Cloud tanto. Bayonetta sì. Ha aperto tutti gli DLC privilege. Anche Mewtwo. La Bayonetta è quella che ha perso di più secondo me. Ha perso tutto. Cioè Mewtwo non è il miglior personaggio del gioco. È un altro personaggio adesso. È un'ombra di... è un'ombra della... è semplicemente l'ombra di quello che è un tempo. Anche se anche tu quel un video. E niente, molto... Mi sa che Rizzo anche tu un video dove diceva quello che stavo per dire io. No, vabbè, hai visto sicuramente anche tu un video in inglese che Bayonetta Ultimate è l'ombra di quello che era in Flash 4. È normale, semplicemente la verità, non è che debba aver visto un video per dire la stessa cosa. No, è la verità. Vabbè, magari c'erano anche altri modi diversi di dirlo. Semplicemente non puoi neanche paragonarla a quella che era in Smash 4. No, vabbè, in Smash 4 faceva sentire e l'hai vinto. Peccato, perché non l'hanno bannata? Eh? Peccato, perché non l'hanno bannata? Boh, è pure per me in realtà. Ma non sono troppo sicura. Vabbè. Cioè, non è una... non è una situazione come... vabbè, è una situazione abbastanza estrema, in realtà. Vabbè, comunque... e... ok, even game... no! E invece no, è ancora vivo. Oh, stavolta prova a fare Edgar comunque. Beh, ci stava. Cioè, secondo me con te stesso non te lo puoi permettere tanto. Oddio, cioè, non lo so. Io mi ricordo... puoi tentare di fare, credo. Ma giusto quello. Io comunque mi ricordo ancora di una volta che giocavo solo online a Smash Ultimate. Tipo, ho fatto un Edgeguard con la V di Tetris ed era molto molto hype. Minchia, la luce cartina. Era 85. O sbaglio. Vabbè, Kalos. 3-0 per cartina. Era 85 su Kalos. Che mi ricordi da così.